Cosa sto facendo? Sto rimontando i supporti del gavone che qualcuno ha illuminato. Go! Benvenuti nel canale Epocamper. Oggi inizia la serie dei video inutili, ovvero se proprio non ci avete niente da fare, allora guardatevi questo video, altrimenti passate avanti e vedete qualche altra cosa. Comunque sia, se vi dovesse piacere questo video, ma proprio è una cosa strana, mettete un like, iscrivetevi al canale e attivate la campanella, così almeno potete ricevere le notifiche dei video sicuramente più interessanti che metteremo sul canale. Allora, perché video inutile? Perché in realtà non vi devo far vedere niente di troppo particolare, ovvero il lavoro che sto facendo non l'ho mai fatto ed è un lavoro un po' particolare, però è un lavoro inutile tra virgolette, perché non si tratta di spiegare, di montare un accessorio, ma semplicemente quello di ripristinare una situazione preesistente che in realtà ha creato un problema che non avrebbe dovuto creare. E ora vi spiego com'è la situazione. Allora, vedete questo veicolo dietro alle mie spalle? È un veicolo con garage piuttosto lungo, quindi sopra i 7 metri, 7 metri e 25 credo sia precisamente, con un discreto sbalzo. Su questo veicolo che noi abbiamo acquisito era presente un portamoto che è stato smontato. Smontando il portamoto però ci siamo accorti che l'installatore che aveva precedentemente installato il portamoto ha fatto volatilizzare come per miracolo i supporti inferiori originali del gavone, quindi gli staffaggi che sostengono il gavone, e quindi questo gavone in questo momento non si trova nelle condizioni di poter ospitare un motorino, una moto, quindi un carico, il carico per cui è stato progettato. Quello che dobbiamo fare è semplicemente quindi ripristinare gli staffaggi che si trovano sotto il gavone e che consentono di sostenerlo. Vediamo quali sono i componenti. Io ho già parzialmente montato la staffa e quindi andiamo un attimo a vedere com'è fatta. È o non è un video inutile? Ok. Eccoci qua sotto il veicolo, come vi avevo detto ho già installato la staffa, questa staffa nera che vedete, e è il supporto fondamentale per il profilato AC che andremo a posizionare sotto e che è quello che materialmente sorregge la parte posteriore del camper, quindi il gavone. Questo è un supporto di lamiera, viene fissato tramite 4 bulloni nella parte terminale del telaio del Fiat Ducato. Come vedete questa parte qui è questa parte bianca, è la parte terminale del telaio originale. Sulla parte del telaio originale andate a guardare sui vostri veicoli, sicuramente troverete, se non avete un veicolo proprio cortissimo, ma anche su quelli cortissimi alcuni li ho trovati, troverete sicuramente queste che sono le prolunghe. Le prolunghe del telaio sono fatte proprio in questa maniera, ovvero presentano una staffa che aggrappa la parte posteriore, che quindi fornisce il supporto principale per la traversa C, che è semplicemente un profilato che viene installato su questa staffa. La staffa, appunto, come dicevo prima, è fissata con 2 bulloni, bulloni dati relativamente passanti sul telaio nella parte posteriore, in realtà sarebbe l'anteriore perché al contrario, questa che è la parte posteriore è fissata con 4 bulloni passanti e uno perpendicolare a questi precedenti. Qua abbiamo già i punti forati e prendiamo la nostra staffa, eccola qua, la C, come vedete, eccola, e con questa staffa, con questo profilato AC, noi ci forniremo il supporto. Lo fisseremo con 1, 2 e 3 bulloni e poi lo fisseremo dietro dove ci sono i prigionieri originali che servono poi per tenere in posizione la staffa. Quindi possiamo procedere con questo lavoro inutile.
dopo aver rimontato inutilmente la traversa di destra, andiamo a rimontare inutilmente la traversa di sinistra. Il lavoro inutile a sinistra è stato completato, manca per la verità la traversa finale, ovvero quella che collega le due C che ho applicato. Questo lo faremo domani, adesso è tardi quindi vado a casa. Comunque ci rivediamo domani. Ecco qua, ultimato il lavoro, cari amici. Quindi avete capito che il video è stato inutile e il video inutile ha queste caratteristiche. Io perdo tempo per ripristinare una situazione che non sarebbe dovuta essere così. Voi perdete tempo perché non imparate niente. Quindi questo secondo me è stato un video realmente inutile. Quindi se per caso doveste mettere un like, fatevi una domanda, perché probabilmente avreste invece potuto utilizzare il vostro tempo in maniera sicuramente molto più proficua. Questo video si conclude qui, il veicolo quindi è stato ripristinato e quindi può tranquillamente essere caricato nella parte posteriore senza problemi. Se il video vi è piaciuto però fatevi una domanda, però se attivate la campanella sicuramente non ci dispiace, così almeno potrete veramente ricevere gli avvisi dei video sicuramente più interessanti che metteremo sul canale. Ci vediamo alla prossima. We'll be right back.